Benvenuti a Terra Madre, ospite il presidente dell'Enoteca regionale dei vini della provincia di Torino. Benvenuto. Una domanda che facciamo a tutti i maestri del gusto, perché l'Enoteca, ricordiamo, fa parte della rete Maestri del Gusto. Un bilancio della collaborazione fra Maestri del Gusto e l'Enoteca dei vini della provincia di Torino. E noi siamo, come dire, nel contempo facciamo parte di Maestri del Gusto e come associazione però collaboriamo tutte le volte che la Camera di Commercio ci chiede di farlo, con manifestazioni, ovviamente portando da una parte il valore del Maestro del Gusto e dall'altra anche i nostri vini, che è il nostro compito di far conoscere i vini della provincia di Torino al pubblico in generale. Ecco, cosa significa per lei, Presidente, nel 2024 fare la promozione dei vini della provincia di Torino? Beh, la parte classica è quella che facciamo da anni, che ormai in qualche maniera è assodata, e quindi proprio quella di partecipare alle fiere, ai grandi eventi, e su questo devo dire sempre grazie alla Camera di Commercio che ci sostiene, oltre che essere socio fondatrice è anche quella che ci sostiene economicamente, come oggi siamo qua, quando c'è la TP Final siamo lì, e questo, diciamo così, è oramai un meccanismo abbastanza oliato. L'altra parte invece, che è una novità, è che dovremo occuparci anche di turismo, nel senso di cercare di collegare con la strada reale e gli altri soggetti le politiche del turismo, ovviamente enogastronomico, ma aperto ovviamente a tutto il resto, alla cultura, ai paesaggi e tutto quello che fa sì che un territorio sia appetibile. Su questo siamo all'inizio. La discussione di prima sul Canavese era proprio un esempio piccolo di quello che stiamo facendo, cioè cerchiamo di essere presenti con le altre associazioni, con le altre realtà, al fine di arrivare a creare dei tour, delle offerte turistiche che mettano assieme sì il vino, ma non solo, i cibi locali, la cultura locale, il paesaggio locale, tutto quello che, come dicevo, fa parte di un'offerta turistica. Perfetto, la ringrazio, Presidente, e buona Terra Madre. Grazie.